Marco Travaglio, Le Iene, suo figlio annuncia che andrà al GF VIP, lo scherzo e la reazione del giornalista. Le Iene, scherzo a Marco Travaglio, suo figlio annuncia che entrerà nella casa del GF VIP, la reazione del giornalista. Le Iene, il grande fratello VIP e Marco Travaglio, che ci azzeccano? Niente. Ma se si riuscisse a metterli assieme, dovrebbe sicuramente uscire qualcosa di esplosivo e divertente. E qualcuno ce l'ha fatta, sgombrando il campo delle ipotesi per testare l'esperimento nella realtà. Infatti è ciò che succederà domani durante la messa in onda del celebre programma di Italia 1, dove il figlio del direttore de Il Fatto Quotidiano, annuncerà al padre che entrerà nella casa più spiata d'Italia. Come reagirà l'irreprensibile giornalista che da anni battaglia con Berlusconi e le sue reti televisive? Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su quello che si preannuncia come uno degli scherzi più irriverenti e spassosi targato Le Iene. Marco Travaglio, lo scherzo delle Iene, vado a sputti. Un giornale, un'intera azienda? Vado a parlare di Malgioglio? Le Iene colpiscono ancora, l'idea è geniale. La situazione preparata dal programma di Italia 1 è questa, gli autori della trasmissione si sono accordati con Alessandro, il figlio del giornalista. Il patto prevede che lui si presenti dal padre con un finto contratto già firmato per entrare nella casa più spiata d'Italia. Detto, fatto. Alex si fionda da papà e spiffera la decisione con tanto di carte già siglate. Come l'avrà presa Marco Travaglio? Ma io sono il direttore del Fatto Quotidiano, vado nello studio del Grande Fratello a parlare di Malgioglio? L'incredulità dello scrittore è tanta. Una classica situazione dove non si sa se ridere o piangere. Travaglio comprende in fretta il pericolo di immagini di un caso simile. Che è più da piangere che ridere, vado a sputti. Un intero giornale e un'intera azienda in un programma del genere? Di Mediaset? Di Berlusconi? Travaglio Junior al Grande Fratello VIP? Il giornalista non ci sta. Peccato che il video dell'anticipazione dello scherzo si concluda qui. Per vederlo in versione integrale bisognerà attendere domenica 11 novembre, quando Le Iene mostreranno per intero il filmato. Le premesse preannunciano un grande show. Per stavolta ci dobbiamo accontentare soltanto della stuzzicante fantasia di vedere Mr. Travaglio a colloquiare negli studi del Grande Fratello VIP.